Si stanno facendo ipotesi delle più fantasiose sulla mia presenza a Napoli. Ti parlo dei malavitosi. Esempio, nel mio quartiere questi quattro balordi che stanno qua. Addirittura pensano che io sono venuto per dare una mano a mio zio. E quando pensano dare una mano significa con il mitra in mano. Altri clan che stanno. Ma chi ci fa chi sta qua? Questo qualcosa vuole fare. Credimi, ne ho sentite di cotto e di crudo. Ho avuto dei confronti con delle forze dell'ordine, no? Che in qualche modo loro si facevano delle grasse risate. Realmente sanno perché sto a Napoli. E la mia posizione non è ostile a nessuno. Io non sarò mai più lo strumento di morte per nessuno, ma nemmeno per me stesso. Mi chiamo Gennaro Panzuto, nato a Napoli, qua, a pochi passi da qua. Qua mi conoscono tutti come Genny. Geni della Torretta, Geni Panzuti, Geni Terremoto. In tutte le cose delinquenziali che facevo, in qualche modo creavo una sorta di terremoto. Ho incominciato come braccio armato, affiancandomi a mio zio Rosario, Rosario Piccirillo. Poi successivamente ho preso il controllo del clan, inizialmente in base a un suo arresto. Lui aveva notato che comunque sia la città, ti parlo in generale, io ero molto più, come posso dire, temuto, rispettato. Ho collaborato quando ero detenuto a 41 bis a Viterbo. Oggi sto tranquillamente, anche se rischio di morire tutti i giorni. Ma perché i miei clan storici sono ancora attivi, ti parlo dei Licciardi soprattutto, Contini, Mallardo, anche Nemici sono ancora attivi qua. Respirando quest'aria, io non mi mettevo paura in passato, che non ero nel giusto, e ho contribuito anche io tristemente a rendere Napoli più fatiscente, più brutta, no? E più pericolosa. Perché devo avere paura adesso che sto nel giusto? Per me se ne devono andare loro, non me ne devo andare io. Dopo 14 anni sotto protezione, io so benissimo che questo sistema è solo un sistema per fare arresti e fare le loro carriere. Poi dopo, sul reinserimento del soggetto, non ci do, è come tu, prendi un flash and clean, ti soffi il naso, no, no, lo butti. Poi non te ne frega delle sorti, se si inserisce, se non si inserisce, di cosa fa, di cosa non fa. Casomai poi se sbagli, là poi ti fanno un mazzo così. Ti danno una cifra definitiva, ma irrisoria, che non ti puoi permettere di fare nulla, sui 130.000 euro, però non te li danno contanti. Dovresti fare dei progetti vita. Nel frattempo ti danno una casa in affitto e una mensilità che si relaziona al tuo nucleo familiare. Non ti puoi permettere di trovare un lavoro, non puoi fare nulla, perché ci sono tanti meccanismi protocollari. Io in sostanza ho avuto sui 30.000 euro. Dimmi te, io con 30.000 euro che posso fare? Non mi posso nemmeno affittare una casa. Devi avere una referenza, no? Non bastano i soldi. In qualche modo, no? Ti abbandonano. Parecchie famiglie di collaboratori hanno distrutto con i loro meccanismi. È di dominio pubblico, anche nelle procure, che l'SCP non esiste. La protezione ce la dobbiamo fare noi. Il sistema buono è buono quello dell'FBI, che quando collabori ti prendono, ti cambiano stato, ti danno una casa e un lavoro. E dicono, niente, carcere, dicono, senti. Sei a nostra disposizione, appena fai tanto così, ti mandiamo in carcere e non esci più. E stiamo a posto. Lo Stato non ci crede nel cambiamento di una persona, perché forse se ci credeva, adesso Gennaro Panzuto non stava qua. Ho dovuto, come ti posso dire, riorganizzarmi io con la mia esperienza, con il mio coraggio, perché io sono cambiato in tante cose. Però il coraggio mi è rimasto. E dove non ci crede lo Stato, ci credo io. A me non è che mi ha fatto riflettere il 41 bis. Facevo fatica a supportare questa mia scelta. Ho tentato il suicidio, sono stato in coma anche. Mi hanno preso per i capelli all'epoca, nei 180 giorni. Dopo, in qualche modo, ho avuto largo spazio a una sorta di riflessione profonda che mi ha fatto capire, mi ha fatto riformulare il mio ABC di vita. E sulle mie regole fatiscenti poi, che mi hanno causato solo danni, sia a me, le persone che amo, e anche ad altre persone.
come la legge prevede, dei collaboratori sono stati agli arresti domiciliari. Vivendo l'H24, la famiglia, la moglie, i figli, che in qualche modo poi capisci, palesemente palese, che la vita che facevi prima era disastrosa. Ogni personaggio come me, ognuno di noi, abbiamo dato il nostro contributo a far diventare questa bellissima città Beirut. E onestamente, in qualche modo mi gratificava nel capire, attraverso queste persone, che era all'epoca la Procura di Napoli che ho collaborato, capire che facevo anche un qualcosa di buono per questa città. Ancora adesso ci sono persone che vivono la mia persona come una sorta di mito. Ecco che tristemente penso, allora questa città non ha mai margine di andare... Cioè, adesso sono tutti figli di Gomorra. Come stile di vita fanno riferimento alla fission. Se li vedi di facciata mi sembrano tutti malavitosi. Sai, nel parlare, come si vestono, anche la mimica facciale. Solo ormai si è radicata questo stile di vita gomorroide, che è diventato uno status. Mentre invece poi il camorrista è un'altra cosa, mi capisci? Cioè adesso, anche per cose futili, sono tutti quanti voraci di rispetto, voraci di prevalere sugli altri. Cioè che sembra, se tu non sei del posto, o comunque se non hai un passato particolare, che puoi avere gli strumenti per fare una netta distinzione, adesso li prendi tutti per malavitosi, li usano come diversivi. E loro in un modo silente, mi capisci? Continuano a fare a cautelare i loro interessi passati, che hanno riciclato, che le forze dell'ordine, no? In qualche modo non si focalizzano prettamente su di loro. Io ho vissuto da piccolo quel contrabbando. Cosa vuoi fare da grande? Io dicevo il contrabbandiere, che io non sapevo nemmeno che era l'osco il contrabbandiere. Io pensavo che era un lavoro normale, fra virgolette. Cioè, vedi queste persone, che poi tu le hai visti, cioè, sono del quartiere, no? Giacca, cravatta, con il Porsche. Tu dici, allora devo fare quello per arrivare a questo. E per te da piccolo, che cresci, con quegli esempi, diventano idoli. E questa è una carenza, a mio avviso, della nostra politica. Sono più delinquenti loro che noi. È una carenza che usa da un secolo, credo, al meridione d'Italia. Ora non parliamo solo di Napoli. Oggi niente, sto cercando di crearmi una mia attività, perché ovviamente io non mi posso permettere di andare a lavorare in quel chiosco, perché poi divento un bersaglio. Facile. Ho rivisto mio cugino Antonio. Da lontano, vedendo le sue interviste che ha fatto, eccetera, eccetera, ero e sono orgoglioso che lui in qualche modo ha preso questa posizione netta. E spero che la porta fino in fondo, senza se e senza ma, senza farsi contaminare dall'aria che respira. E chi conosce Napoli sa di cosa parlo.